La scuola calcio Real Pirandello è una realtà presente sul territorio etneo da diversi anni che accompagna i bambini durante il loro percorso di crescita attraverso l'educazione e la passione per lo sport. Come ti chiami? Emanuele. Christian. Carmelo. Francesco, qual è la tua più grande passione? Il calcio. Ecco, la tua squadra del cuore? Napoli. Juventus. Napoli. Il tuo giocatore preferito? Insigne. Messi. Ma da grande tu cosa vuoi fare? Il calciatore. Mister Roberto, un anno sportivo che inizia alla grande con tantissime iscrizioni. Sì, è iniziato andando una sera a tutti, ciao Alberto. È iniziato con tante iscrizioni. Ho battuto il record dei bambini dopo tantissimi anni, perché in aprile conto 30 anni che faccio l'educatore, sono arrivato a 188 ragazzini. Sì, parliamo le famiglie, questo è importante per noi, perché aiutiamo le famiglie a poter fare sport ai bambini. Perché oggi purtroppo la politica, no, non sono un politico, per carità, non amo i politici, neanche li odio, però dovrò fare qualcosa in più per i bambini, perché non, per me fanno pochissimo per i bambini. Oggi finalmente il sindaco di San Giovanni della Punta ci ha dato la palestra ai bambini piccolini, vicino qua alla scuola calcio, a 50 metri da qui, finalmente, ma per avere questa palestra ce la siamo viste un pochettino bruttina, insomma. Io vorrei fare un appello a tutti i politici, che i bambini non si toccano, che i bambini sono il futuro, sono la vita. E devo lasciare vivere i bambini tranquillamente, che lo sport è importante per tutti, a parte il calcio. Io magari parlo del calcio, ma sicuramente devo dire anche che personalmente che lo sport in generale è molto 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 importante per la crescita di un bambino. Abbiamo ordinato poco fa 88 completini, tanti ne stanno arrivando, noi i completini li diamo gratis con il chiveco, con il zainetto, quindi noi cerchiamo di fare felici i bambini, non promettiamo niente a nessuno, anche se abbiamo dato tanti ragazzi, sono da professionisti, ne parlano i fatti, l'attivo della Sicilia, che sono qua nella nostra segreteria, piena piena di articoli, premiamo ogni anno le migliori pagelle per quanto concerne la scuola, a fine anno seguiamo i bambini anche alla della scuola fino a fine anno, e poi premiamo le migliori pagelle. Un percorso di crescita che si inizia proprio da piccolini. Sì, infatti tu, quel bambino che hai intervistato prima, noi chiamiamo Dybala, anche se lui dice di essere Dybala, il piccolino juventino, anche lui, ce l'abbiamo da circa 7 anni. Dietro alle due spalle c'è un bambino là, Gioele Tomaselli, che è da 14 anni che è con noi. Per noi diventano figli perché li cresciamo noi. Cioè, ascoltano più a noi che ai loro genitori. Poi noi ci teniamo moltissimo all'educazione, se un bambino sbaglia lo teniamo in punizione, però dobbiamo sempre attenzionare i bambini perché sono sempre dei bambini. Possono anche sbagliare, siamo tutti esseri umani. Anche noi da bambini eravamo un po' vivaci, no? Però bisogna fare capire noi grandi e i bambini dove si sbaglia, dove ad avere la capacità di fare capire ai bambini dove che loro sbagliano. Quest'anno purtroppo dico con grande tristezza nel cuore, purtroppo è morto il nostro cagnolino Whisky. Io sono molto amante degli animali, è morto da giovane, diciamo, un paio di mesi fa, e gli stiamo dedicando un torneo solo a lui. Sulle magliette nostre della Pirandello abbiamo tutti quanti il logo del cagnolino, è una cosa mia personale, perché cioè, solo a pensare a lui mi attrista tantissimo, perché ero molto appassionato. Gli animali diventano come i figli, fanno parte della famiglia. Vi aspettiamo alla Pirandello!